Allora, sono cotti, diciamo, sono sbollentati e li andiamo a scolare. Quando li andiamo a scolare, li dobbiamo mettere in acqua fredda, così si blocca la cottura, si blocca la cottura e mantengono pure il colore, ma il colore già è diventato blu. Vedo che già è diventato blu, però ecco qua. Quindi lo scopo è questo, di bloccare la cottura, altrimenti si continua a cuocere. E diventano molli dopo, mollicci. Ecco, vedete? Quindi, una volta sbollentiti, metterli in acqua. Ecco qua, in acqua gelata. Lo shock termico praticamente blocca la cottura e a posto. Ecco qua. Vediamo, sono belli. Allora, questo è fatto, adesso noi andiamo. Questa l'acqua io ci posso cuocere pure le foglie, adesso però dobbiamo lavarle le foglie, andiamo a lavare le foglie. Queste le mettiamo da parte e poi le andiamo a scolare. Andiamo a lavare le foglie allora. Ecco qua. Laviamo le foglie qui in questa bacinella. Queste sono le foglie di un cavolo. Ok, allora l'operazione è come quella che abbiamo fatto l'altra volta, quindi posso stoppare la ripresa. Come vi avevo accennato all'inizio della ripresa, una volta, diciamo, sbollentati, questi cavolfiori diventano blu, vedete? È un blu scuro, ma prima erano viola, oppure qualche volta anche rossi, viola. Però adesso diventano blu una volta cotti. Fanno un po' impressione a vederli. Mi avevano consigliato di metterci un limone dentro l'acqua di cottura, di sbollentamento. Però io non ce l'ho messo perché volevo proprio farvi vedere che diventavano blu. E questo dipende da una questione di pH praticamente. La pianta cambia colore in base a pH, quindi una volta che sono cotti cambia colore, assume colorazioni differenti. Comunque il cavolfiore è un ottimo prodotto. Vediamo come si può mantenere il cavolfiore. Se avanza del cavolfiore cotto, può essere conservato negli appositi contenitori. Attenzione che non siano di plastica. Aspettate che l'apertura, se sono di plastica, aspettate che l'apertura sia fredda. Poi mantenerli in frigo per 3-4 giorni. Il cavolo viola deve il suo colore alla presenza delle sue foglie di sostanze colorate naturali. E non spiegano però, cioè parlano, ma non spiegano proprio il meccanismo di questi colori. Li chiamano antocianine, le antocianine, difficile poi da leggere, antocianine, che possono funzionare da indicatori di pH. Gli antocianini. Vabbè, a parte le questioni scientifiche, il cavolo o bianco o rosso, che sia. È buono e va mangiato, però ecco, attenzione a mangiare queste verdure, perché queste verdure qui sono un po' pericolose per chi ha dei problemi. Per esempio bisogna limitare broccoli, cavoli, cavolfiori, radicchio, verze, carciofo e cipolla per chi soffre di problemi di tiroide, perché è fonte di goitrogeni. Tutte parole difficili da leggere. E vabbè, insomma, però poi che ha problemi intestinali, non bisogna eccedere con le verdure. Va bene, allora, inutile che vi faccio vedere adesso la cottura delle foglie, perché ce l'ho fatta vedere l'altra volta. Adesso le laviamo bene, le scoliamo e poi le mettiamo a cuocere. Le metto a cuocere nella stessa acqua di questo cavolfiore, perché è già buona, salata. E non devo riscaldarla di nuovo, a che serve?
Quando sono cotte faccio lo stesso lavoro, le butto in acqua fredda e le blocco, gli blocco la cottura, altrimenti pure quelle si spappolano. Lo shock termico è importante, una volta, ma tutte le cose, mica soltanto le verdure, anche le patate, no? Quando le cuocete poi tacche, vanno buttate in acqua fredda e si blocca la cottura. La pasta pure andrebbe fatta, no? Però la pasta non facciamo in tempo a farlo perché uno te la mangia subito, non è che sta a perdere tempo, dice me la mangerò domani. Va bene, allora, un bel video, un bel mi piace e al prossimo video. Faccio tutti i video semplici io, che li potete rifare anche voi, ripetere. Non faccio cose complicate da chef, che è chiaro che lì ci serve la manualità. Allora, buon pomeriggio e buon pranzo a tutti voi.